17:28 del 21 di settembre 2019, a inizio il secondo tempo dell'incontro di calcio tra Virtus e Carpenedolo, 1-1, risultato parziale di questa prima partita del campionato provinciale della categoria juniores. Vantaggio, vediamo adesso che la mettono in mezzo, palla, vediamo che non tirare. Bellissimo gol! L'arbitro vede che non c'è posizione di fuorigioco, si era fermato un difensore a tenere in gioco tutti i giocatori della Virtus ed è gol 2-1. E Davide ha un gol e mezzo in questa partita. 2-1 per la Virtus. Gol di Davide! Porta parata, ribattuta e palla in avanti. Abdul può andare. Abdul può andare. Abdul. Bravissimo il portiere. Palla che se centra la porta. Palla ancora per la Virtus. Buona per Abdul. Poi intervengono i difensori. Ancora Virtus. Palla buona per Lia. Lia fa uno stop. Che. Attenzione, passaggio buonissimo, doppio il cambio, si va avanti e c'è, attenzione, giallo, 18esimo minuto, punizione per la Virtus dalla parte opposta, tira Elia, cross in mezzo, colpo di quasi testa di Abdul, ma la palla se ne va e tocca a Davide contrastare l'attacco. La palla viene quasi presa, fallo, buona la palla per il Carpenedolo, corre velocissimo il ragazzo, la palla è buonissima, bellissima questa azione del Carpenedolo, poi deve intervenire il portiere o qualcun altro, attenzione, ed è gol, un'altra volta uno svarione difensivo. Permette al numero 11 Aliud di fare la doppietta. Evidentemente questo ragazzo sa cogliere palloni a cui nessuno crede. E 2-2 quando siamo appunto al 18esimo, 19esimo. Attenzione, tiro in porta, è fuori gioco forse, palla fuori, ancora Virtus, palla buonissima per Abdul e tiro in porta, troppo lento, grande intervento difensivo del numero 7. Attenzione, palla buonissima per il numero 9 e il numero 9 può dare grattacapi per la Virtus, doppio passo, balletto, cross in mezzo e si tuffa il portiere e la tiene. Ancora Carpenedolo in avanti con il numero, bellissimo il passaggio, attenzione, e questa volta la palla passa sotto i piedi. Campo chiaro, espulso, non abbiamo ben capito perché, e la Virtus è andata sotto 3-2. Il passivo. Fuori gioco! Trentesimo minuto, punizione per la Virtus, tiro in porta, parata del portiere e poi clamorosamente sbagliato il gol. Peccato perché ci stava il pareggio su questa azione al trentesimo. Corner per il Carpenedolo. Tiro in mezzo, colpo di testa del solito Aliud che la mette a un palmo dalla traversa. Bravo ragazzo! Fallo laterale per il Carpenedolo, bellissimo questo velo per il numero 11 ancora che spara in porta, la palla però se ne va fuori. Palla buona. Si va avanti. Fuori gioco! Bravo arbitro!
palla buttata dal difensore della del Carpenedolo. Adesso può entrare la Virtus, vediamo. Bisogna entrare in area, tirare in porta, traversa, bellissima questa traversa, palla ancora buona per la Virtus. Cross in mezzo e ancora palla fuori. Fallo di mano. E poi la prende il ragazzo numero 11, Abdul, che adesso avanza, 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 la mette in mezzo. Tiro in porta, palla fuori, palla fuori. L'arbitro dice 2 minuti di recupero. Il Mattia si mette una pezza e l'arbitro fischia alla fine della partita, 3-2 per il Carpenedolo. La Virtus ha sbagliato troppi gol e così il risultato purtroppo è quasi giusto.